Buonasera, state per assistere alla seconda puntata puntata del giornalino giornalino di di Maigret. Maigret, Maigret. Maigret, Magre. Maigret, Magretta. Maigret, Magre. Maigret, Ma. boh. Allora, dottore, mi esponga la situazione e con dovizia di particolari. Mi raccomando. A proposito, vuole una sigaretta alla liquirizia? No, grazie. La liquirizia mi fa venire il mal di pancia. Ha della cioccolata al latte. Certo. Quanta ne desidera? Grazie. Sono puliti. Stia tranquillo, li disinfetto uno per uno ogni mattina. Ah, se è così. Allora? Che cosa voleva dirmi? Ci sono novità? Beh, per prima cosa volevo sapere come stava. Ieri per un pelo Garrone non le faceva la pelle a strisce. Invero me la sono vista brutta, ma sono incidenti del mestiere. Acqua passata. Meglio così. Bene. Allora? C'è altro? Sì. L'ombra è tornata. L'ho vista. Ah, sì? È tornata. L'ha vista. E stavolta pensa di essere riuscito a capire di chi possa essere? Credo sia una donna. Forse la direttrice. Capisco. Immagino che dovrò tornare a fare delle indagini più approfondite. Sarò costretto a camuffarmi ancora, ma stavolta lei mi dovrà essere alleato.
idea è questa. Commissario Maigret, lei è un genio. Buongiorno, Ciccio. Vedo che ti stai preparando a dovere. Per fare il caffè. Sì, signora Maigret, la sua ironia non mi scalfisce. Sono solo un umile servitore della legge e non vado a certe bassezze. Non era mia intenzione offenderti, Ciccio Bello. Anche perché non colgo l'attinenza tra la legge e l'outfit che sfoggi stamattina. Vede, signora mia cara, il fatto che lei non colga l'attinenza la dice lunga sulle sue capacità deduttive. Avrei dovuto coglierla. Avrebbe. Puoi darmi un indizio? Bene, vediamo. Che ne dice di collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? Quel covo di diavoli dove ti hanno dipinto a strisce ieri sera. Espressione colorita ma è inevitabile. Ebbene, lei adesso mi vede abbigliato in questa stravagante mise perché ho seguito il suo consiglio. Il mio consiglio? Ma se ti ho pregato di smetterla di andare in giro vestito come un imbecille? Non esattamente. Lei mi ha pregato di smettere di andarmene in giro vestito da bambino di 9 anni. E poi ha sapientemente aggiunto che un travestimento da cuoco sarebbe stato di gran lunga più adatto alla mia corporatura. E così... voilà! Il cuoco! Vabbè. A sembrarlo un vero cuoco ci sembri pure. Il problema è che ti metteranno in cucina e lì tu non sai la differenza tra una pentola e un pitale, Ciccio Bello mio carissimo. Non sei mica chef abbiati, tu. Chef abbiati? Oui. Chef abbiati. Quello della TV. Quello sì che la sa la differenza. Poveri noi. Sai, baby, in questo collegio io ho mangiato per la prima volta riso e cavoli. Ah! M'hai fatto calpestare una nutria! Scusa, bella! Siamo dentro l'occhio del ciclone. Che credi? Che quel commissario ieri era venuto a prendere lezioni di geometria? Quello sospetta qualcosa. Chiodo marcio che sei? Ma cosa te fai sospettare? Noi siamo limpidi come copertina di fancello. Fancello? Un corno? Quello sa tutto delle rette, maledetto il fagiolo rosso. Qui bisogna alzare la guardia. Basta un dettaglio,
un'inezia e zac, addio collegio. Se fanno ispezione dentro cucina, allora sì che siamo fritti. In un collegio di bambini ci vuole cuoco professionista. Stai zitto, non parlare. Neanche. Buongiorno. Siete voi i direttori del collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? E tu chi sei? Sono un cuoco professionista che vorrebbe lavorare nelle cucine del suddetto collegio. Ma è il signore, è il Dio che la manda! Stai zitta, animale, che ti ci mando io! E quanto... Cosa? Quanto... Quanto? Poco. Poco quanto? Tanto poco. Tanto poco quanto poco? Tanto tanto poco poco. In tal caso, sia. Ma i primi 6 mesi sono di prova, senza stipendio. D'accordo? Perfetto. E mi dica, la sa fare la pappa col pomo toro? Zitto, reietto. E tu, entra, chef. Una lettera. È una lettera di tuo padre. Non... Lo so, Franti, non credo. Papà mi manda solo cartoline con l'immagine dell'ampolla del Po dei popoli padani. Purtroppo vero, però. Non ci credo, mi ha risposto! Chi? Un po' di giorni fa avevo scritto una lettera a chef Abbiati Wewe. Abbiati! Quello della TV! In persona. Io sono un suo fan, sfegatato. Aspetta un attimo. Ma chef Abbiati, non è quello napoletano? Non sta a dirlo neanche a Pascal, solo piemontese, ah? Ma se parla napoletano? Lo fa per ridere dei napoletani. Ma che gli avevi scritto? Gli avevo chiesto la ricetta della marmellata alla pappa col pomodoro e lui mi ha risposto. Ecco qui. Lo sapevo, è la pappa col pomodoro in confettura da spalmare. Genio. Però a me la pappa col pomodoro fa schifo. Non bestemmiare, Puglia! Questo è il nettare degli dèi! È opera di chef Abbiati, Leroy. Uè uè. Allora, caro chef, a proposito, come la devo chiamare? Chef va benissimo. Chef e basta. Non ha un nome. Chef... Chef. Chef, chef? Che nome idiota è? Chef, chef è il mio nom de plume. E qual è la sua specialità, chef, chef? Ho molte specialità. Vede, questo è un collegio per bambini ricchi. E chiunque abbia un po' d'esperienza della vita sa che non c'è stomaco più delicato di quello di un bambino ricco. Quindi, il suo compito non è solo quello di cuoco, ma anche quello di medico, se capisce cosa intendo. Perfettamente. Uova sode, pasta al burro e pollo lesso. Una dieta senza eccessi. Evita le file ai... Immagino saprà concludere la massima da solo. Benissimo. E tu? Volevi chiedere qualcosa, fusillo arrotolato? Chef, chef! La sua specialità, s'il vous plaît. Sa, per il personale adulto. Sarei lieto di
farle assaggiare la mia insalata di tonno. Deve essere gustosa. Come prepara questo, se posso chiedere? Come lei ben sa, ogni chef ama tenere segreti i suoi segreti. Ma per lei farò un'eccezione. Allora, si prende una busta di insalata mista e una scatoletta di tonno. Si aprono e si riversano i contenuti, rispettivi contenuti, all'interno di una insalatiera. Una bella insalatiera. Si aggiungono olio, sale, aceto o limone. E voilà! È una ricetta che mi ha insegnato un caro amico ai tempi della guerra. Sono ammaliato. Chiudi quel forno, scimpanzé. Allora va bene, chef chef. Lei è ufficialmente in prova. Quindi da adesso ho il permesso di girare liberamente per il collegio. Non vorrà girare liberamente per il collegio a quest'ora. Ehi tu, calcolo renale. Sì, mio comandante. Accompagna il nuovo chef in cucina e fagli vedere le cose, le stoviglie, come si chiamano. Vai! Yavul! Ah, chef chef, un'ultima cosa. Cosa? In cucina, in qualche pentola, deve esserci ancora qualche tonnellatina di riso e cavolo. Non sarebbe umano buttarli ai maiali. Quindi, almeno per i primi 6 mesi, si può usare quella. Capisco. Ecco il commissario con il nuovo travestimento nuovo. E ora, che mi aveva detto di fare? Maledizione, non mi ricordo. Forse... No, non mi ricordo proprio. Forse mi aveva detto di non dirlo a nessuno. Certo, sarà così. Non lo dirò a nessuno. Ragazzi! C'è una novità. C'è un cuoco nuovo. Sai che ci frega del cuoco nuovo, ora che abbiamo il nettare degli dèi. Oh, se potrebbe organizzare una sfida. Spiegati meglio. Oh, una sfida di pappa col pomodoro. Granito, per favore, vediamo di non farlo male. Oh, diamo al cuoco nuovo, le prepara la sua. E... Oh! Zaccate, gli ficcamo sotto il palato quella del chef Abbiati. E au, boom te, vinciamo la grande. Au, e che cosa si vince? Au, non c'è uso. Ah, gloria. E allora è inutile. Ragazzi, è l'ora del teatro. Ma che cosa ci fate tutti chiusi qui dentro? Mica stafate! Fumando! Scena 7. Cucina. Interno giorno. Maigret, da solo, cerca di capire cosa fare. E si aggira, perlustrando uno spazio a lui sconosciuto. Poi dice... Allora, questa è una cucina. Buona sapersi. Poi annusa l'aria... e dice... Stordito. Cavolo! Thank you.
Buonasera, merdine. Come state oggi? No, non ditemi nulla, per carità, grazie. Ho appena finito di farmi un travaso di bile nera al centro commerciale che non vi sto a raccontare nemmeno. Perciò, vediamo di concludere qualche cosa di concreto oggi, perché sinceramente oggi io o concludo qualche cosa di concreto, oppure quando è vero che ho vinto il leone alla biennale, vi scartico vivi. Sai, Giannino, pagherei oro che mi scorticasse vivo. Sei impazzito? Sono innamorato della maestrina. È bellissima. E poi mi disprezza. Zio Cavatappi. La lezione di oggi è la mise en espace di una lettura mensile del libro Cuore. È precisamente la piccola vedette Lombard. La storia ve la racconto io, perché tanto voi non sapete manco dove sta di casa il libro Cuore, perché ce l'avete di cemento. Il cuore! Ehi, tu? Sì, tu. Oh, tu, dimmi un poco, come ti chiami? Sono Garrone. Garrone. E dimmi un poco, Garrone, di dove sei? Io? Sì, tu e chi io? Di dove sei? Mi Barletta. Sono originaria di Barletta. Ah, di Barletta. Bene, come con d'altro, eh? Tutti di Barletta qui dentro. Che bello. Mio nonno era di Barletta. Credo, eh? Credi? Va bene. E io controllerò. E poi vedremo. Ma se mi stai prendendo in giro, poi lo sai che fine fai, vero? Lo sai che fine fai. Vedi, tesoro mio, il teatro è un tempio. Il teatro è sacro, è una religione antica che si deve servire con umiltà dai suoi sacerdoti e dalle sue sacerdotesse. Ma se poi si presenta uno scimmione analfabeta che si prende gioco della sacerdotessa, ah, sacerdotessa, che gli deve fare? Sentiamo un poco, lo sai tu? Dimmelo tu, che cosa gli deve fare? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Avanti, forza, fammi la piccola vedette lombarda, forza, fammi vedere, fai! La sai la storia, vero? Io veramente... No. No, non la sa. Non la sa. Non la sa. Non la sa. La sa? Sa. Io la sa, non tu la sa. Sa? Non la sa. Non la sa, e va bene. E allora fai una cosa, vai pure, vai. Ma lo sai dove te ne devi andare? Ma vattene a Barletta, tu, guardate, tutto quanto! Tornatevene a Barletta, iatevene, tanto il teatro non vi ama e non vi amerà mai, non vi vuole, vi rifiuta il teatro! Sapete cosa? Ho capito che con voi la tenerezza non funziona. Sono una donna, sono una madre potenziale e quindi tendo inevitabilmente a inondarvi di tenerezza, di amore. Ma sto sistema con voi non funziona, è controproducente. Sono messa alle strette dalla vostra stessa cattiveria. 100 piegamenti. Ora! Io l'amo! Scena 9, cucina.
Interno giorno. Il commissario Maigret trova la ventola del cavolo seguendone l'odore. Alza il coperchio. Per poco non vomita. Meno male che non la devo anche mangiare. Va bene, bisognerà almeno scaldarla. Ma come? Se ci fosse un po' di sole. Maigret si aggira per la stanza con la ventola del cavolo in mano. All'improvviso sente un rumore. Il commissario si volta. Ecco l'ombra! Ci siamo? Il commissario Maigret si dirige verso la credenza da cui sente provenire i rumori. La apre di scatto. Ah! Ah! Due poliziotti! Nino, 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 Nino! Abbiamo un mandato di perquisizione, siete voi il cuoco? Certo, non vede il cappello? Bene, allora deve venire con noi. Ah! Aspettate, c'è un equivoco! No, non c'è nessun equivoco! Oh, oh. Nino, Nino, I due poliziotti arrestano Maigret. Nino, Nino, Nino. Avanti, mostriciattoli, sedetevi a tavola. Che vi dobbiamo fare una bella sorpresa. Abbiamo un nuovo cuoco. Il cuoco? Purtroppo il nuovo cuoco è scomparso. Ma non preoccupatevi, puledrini miei. Abbiamo sempre un asso nella manica noi altri. Una dose ottima di riso e cavolo. Basta! Basta! Stufi di questo riso e cavolo! Basta! Rialzatevi dalle stazioni! E va bene. Se stavolta fate i bravi, domani vi do la pappa col pomodoro. Basta! 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 Abbiamo la nostra di pappa col pomodoro, direttamente dallo chef Abbiati Wewe! Chef Abbiati, quello della TV? Lui! Wewe! 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 Cavolo senza riso per voi. Che poi ve la do io una bella lezione di culinaria. 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 No, questo no. Ma andiamo! E va bene. Pappatevi pure la vostra pappa col pomodoro. Mi importasse un accidente di che cavolo vi mangiate, mostri. Se vi sentite male, però, pigliatevela con quella Biati. Direttrice? E chef Abbiati Wewe! Chez moi! Chef Abbiati Wewe! Wewe! Sono venuto qui perché ho saputo delle pessime condizioni culinarie Wewe in cui versano questi poveri guaglioni ricchi. Wewe! Per me! Wewe! Una cosa del genere non esiste! Proprio! Uè uè! Grande! Bello! Nordico! Ma illustrissimo! Noi avevamo messo a lì pro paca uno chef stellato, solo che è sparito nel nulla! Stacco netto sul primo piano del poliziotto 1 della scena 9. Direttore, permette? Le comunico,
che abbiamo messo agli arresti questo sedicente cuoco avvelenatore. Voleva dare da mangiare ai bambini riso e cavoli. Sacramento? Ma il commissario? Chef, chef! Chef, chef? Davvero? No. Falso chef. Qualcuno che vuole rovinare la reputazione del nostro amato collegio. Ma come disse il sommo? L'amore che annulla l'amato, la... non lo perdono. Portatelo via! Aspettate! C'è un errore, lasciatemi spiegare! Nino, Nino, Nino! E la galera attende che la cucina ci spense. Direttore, aspetta. Sono io quello che deve dire la frase finale uè uè per chiudere la diretta uè uè. Fatemi dal primo piano. Bene. Vado. Culinari di tutto il mondo, come sempre, uè uè. Signora Maigret, un po' di rispetto. Le ricordo che sono cose che possono capitare nell'espletazione della propria missione. Farti arrestare? Capita. Solo a te capita, Ciccio Bello. Ma dico io, se proprio ti devi travestire, travestiti da qualcosa che stia meno al centro della scena. Che ne so, da bidello, per dire. Se no, per forza finisce che ti prendono. Bidello? Intende dire collaboratore scolastico. Sa? Non è un'idea così peregrina. E intanto vuole adoperarmi la cortesia di passarmi il mio giornalino adesso? Ma certo, Ciccio Bello. Eccoti il tuo giornalino, bello di tua moglie. E che ci scriverai sul giornalino? Amoruccio. Fine della fantastica avventura? La vedremo, signora Maigret. La vedremo. Caro giornalino, ormai una cosa è certa. Lì al collegio Pierpaolo Pierpaoli qualcosa non torna. Io sono un tuo fan sfegatato, ma mica sei napoletano, vero? Solo da parte di mamma e papà. Ah,